Stavano in assoluta insicurezza nel cantiere per ristrutturare il vecchio cinema Bella da Cisant'Antonio gli operai che ieri sono stati travolti dal crollo di un muro di contenimento. Stavano facendo degli sbancamenti, non osservavano alcuna norma sulla sicurezza, non avevano i caschi in testa, armeggiando con un bobbycat, stavano ultimando peraltro dei lavori abusivi. Uno di loro, il più grande, è ancora grave al Cannizzaro ed è in rianimazione. Sono scorrezioni invece per gli altri due che oggi dovrebbero lasciare l'ospedale Garibaldi e quello di Acireale. Dall'inchiesta della magistratura, coordinata dal sostituto Vincenzo Serpotta, emerge che una quota del cinema in ristrutturazione, dove sorgerà un pub, è di proprietà dei due figli del sindaco di Cisant'Antonio. Tutti e due sono stati iscritti sul registro degli indagati, assieme al titolare della ditta che stava effettuando i lavori. Quest'ultimo è il fratello dell'altro proprietario del cinema Bella. Chiamato in causa il sindaco di Cisant'Antonio, Pippo Cutuli nega che la costruzione sia in parte di proprietà della sua famiglia. Dalle visure catastali emerge senza dubbio, spiegano gli inquirenti, la reale proprietà del vecchio cinema. Se è vero la sua proprietà o no? Assolutissimamente non è vero. Tutto a Cisant'Antonio è mio, qualcuno dice, perché facendo il sindaco si è esposti a mille dicerie. Questa attività che dovrebbe riaprire c'è pure suo figlio o no? Mio figlio no, non c'entra. Colpito da amnesia, forse, il sindaco di Cisant'Antonio ricorda quanto fatto dal suo comune per fare osservare le norme sulla sicurezza. Da 4 anni abbiamo fatto parecchi corsi sulla sicurezza nel mio comune, da quando sono sindaco. Purtroppo nella vita ci sono certe cose che, con tutte le precauzioni, con tutte le salvaguardie che si possono adottare, sono cose che possono succedere. Stamattina nel cantiere, sopralluogo dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro per effettuare ulteriori controlli.